Ciao ragazzi, in questo video vi parlo dell'avvitatore ricaricabile 4 in 1 che è uscito per la prima volta stamattina, 1 aprile 2021, giovedì 1 aprile 2021, e che sostituirà il vecchio modello. Il nuovo modello si chiama PASD5, il vecchio modello PAS4C4. Ho fatto una recensione, forse fu la mia prima recensione l'anno scorso, su questo modello. Replicherò le stessi test e le stesse prove sul nuovo modello. Perché è il caso di replicarle? Perché il nuovo modello, oltre a essere prodotto da un'altra ditta, che è la OWIM per la prima volta produce un utensile elettrico, mentre quello vecchio era prodotto dalla Copernas. E siamo abituati a trovare utensili della Copernas. Il nuovo modello, il PAS D5, dichiara 10 Nm di coppia, mentre il vecchio 5. Tutto il resto degli accessori sono identici, ma li vedremo nel video. Quindi concentreremo il video sul nuovo modello, solo in alcune occasioni lo confronteremo col vecchio. Vai col video. Apriamo questa ghiera e sfiliamo il mandrino. Allora, PASD5 sostanzialmente sembra lo stesso prodotto. I nuovi modelli, così come il trapano a percussione ghiera nera che sostituisce la ghiera rossa, hanno una colorazione verde diversa dai vecchi modelli. Ma avviciniamo la telecamera e vediamolo meglio. Eccoci qua, nuovo modello a sinistra, vecchio modello a destra. PAS 4C4, PAS D5, PAS. Allora, veloce confronto di dimensioni, sono quasi simili. Vedete la differenza di colorazione? Mettiamo per ora da parte il vecchio e vediamo cosa ci dice la confezione. Allora, avvitatore ricaricabile 4 in 1 PAS D5, la batteria si ricarica in 60 minuti, batteria da 4 volts, 1500 mAh, agli ioni di litio, 4 accessori, un mandrino che ha la possibilità di selezionare la coppia di serraggio, un accessorio eccentrico, un accessorio con l'angolo di 90 gradi, è un accessorio per tagliare il cartone. 3 anni di garanzia, con 4 accessori per utilizzi diversi. Saltiamo le cose che abbiamo già detto. Accessorio eccentrico per utilizzo vicino ai bordi, accessorio angolare per i punti difficilmente raggiungibili, accessorio per il taglio di materiali morbidi come cartone, tessuti, cuoio o altri materiali flessibili. Portabit magnetico con l'alloggiamento esagonale da 1/4 di pollice, blocco automatico del mandrino per avvitare a mano, luci LED da lavoro integrate, indicatore LED per il senso di rotazione orario e antiorario, impugnatura morbida antiscivolo, incluso caricabatterie, batterie 4 V agli ioni da litio da 1500 mAh, 10 Nm, 0, 200 giri, che è lo stesso numero di giri del vecchio modello, tempo di ricarica 60 minuti. Apriamo la confezione. Allora, valigetta vecchia, valigetta nuova. La valigetta non è completamente cambiata all'esterno. All'interno troviamo un manuale di istruzioni che andremo a leggere, cavetto per la ricarica e caricabatterie. Il caricabatterie ha un'uscita di 5 volt, quindi possiamo caricare questo avvitatore anche con i caricabatterie del cellulare. L'ho fatto tantissime volte con questo e non è mai successo niente. A differenza di quello che abbiamo visto negli utensili della linea Parkside Me, dove il caricabatterie era da un voltaggio strano e il manuale di istruzione specificava che non potevamo caricare il nostro utensile con caricabatterie diverse da quelle in dotazione. Allora, accessorio eccentrico, poi li vediamo nel dettaglio. Accessorio che ha il selettore per la coppia di serraggio, così come gli avvitatori a cui siamo abituati. Quindi, per capirci, quell'accessorio fa diventare l'avvitatore un pochettino come questo avvitatore qua, dove possiamo selezionare la coppia di serraggio. Naturalmente, avendo una coppia massima di 10 Nm, possiamo capire che questo va sempre comunque a scendere, quindi magari abbiamo 10, 9, 8, 7. Dovremmo fare una divisione, sono 1, 2, 3, 4,
4, 5, 5 momenti torcenti, quindi in teoria dovremmo avere 10, 8, 6, 4, 2, volendo fare un calcolo approssimativo. L'accessorio che ci permette di lavorare a 90 gradi, è molto vicino al bordo comunque, è l'accessorio che ci serve per tagliare cartone, pelle, cuoio, eccetera. Inclusi nella confezione un adattatore, due bit lunghi, uno a taglio e uno a stella, e un set di bit di varie misure. Abbiamo una fila composta da 5 bit piatti e 3 esagonali, una fila composta da 7 bit pH e 2 Torx, e una fila composta da 7 positive, quindi PZ, e altri due Torx. I Torx abbiamo 10, 15, 20 e 25. Vediamo un pochettino come è fatto l'avvitatore e poi vediamo come si montano gli accessori. Avvitatore PASD5, 10 Nm, come abbiamo detto all'inizio del video, Owim, prodotto dalla Owim. Questi avvitatori io non li impugno con l'indice perché comunque se no l'impugnatura risulta corta, io l'impugno in questo modo. Però dipende, ognuno come si trova meglio. Rispetto ai vecchi modelli, il verde, come dicevo, è un po' cambiato. Tutti gli inserti in gomma che sono messi nei punti giusti per avere un grip maggiore. L'impugnatura è anche abbastanza larga, è molto comoda. È leggermente più larga di questa, però comunque risultava abbastanza comoda anche questa. Tasto per il senso di rotazione, e noi il senso di rotazione l'abbiamo pure indicato con le freccine in alto. Tra le due freccine troviamo il LED che si accende quando è scarico o quando lo mettiamo sotto carica. Il tasto per l'avviamento della rotazione non è col potenziometro, è on off, ma così come il vecchio modello e come tutti gli avvitatori che fanno solo da avvitatore. Parte frontale, due luci LED per illuminare la zona che affacciamo. Si spengono istantaneamente dopo che abbiamo lasciato il tasto di avviamento. Porta USB di tipo C per la ricarica, inserti gommati sulla parte superiore. Bellino, ben fatto, mi piace, mi piace. Non ha delle sporgenze laterali che ci impediscono di rovinare il punto dove stiamo lavorando, ma probabilmente, considerando che non pesa niente, non è nemmeno necessario farle. Oltretutto, non c'è la possibilità di poterlo mettere a rimpiedi, quindi siamo costretti a appoggiarlo coricato. Anche se su questo tipo di avvitatori, diciamo, il peso non è importantissimo, 380 grammi il modello nuovo, 377 il modello vecchio. Sulla parte frontale vedete che c'è questa copertura in gomma con due incavi che serve appunto per essere estratto, rimosso. Ok, e questo ci serve a montare i nostri accessori. Allora, vediamoli. Allora, come vedete, abbiamo esagonale all'interno ed esagonale all'esterno. Questo esagonale esterno va ad incastrarsi con la femmina all'interno di ogni accessorio per trasferire il movimento sull'accessorio stesso. Per inserire un accessorio, inseriamo questo per esempio, è sufficiente inserirlo, far coincidere il nostro esagono e poi premere i due tasti laterali solo per aiutarci e fare una leggera pressione. Ogni accessorio può essere ruotato di 45 gradi. Se vogliamo metterlo in questo modo, ok, possiamo invece ruotarlo di 45 gradi e metterlo così. Ok, stessa cosa se montiamo eccentrico allo stesso modo per lavorare vicino ai bordi, e il tagliacartone, taglia cuoio, taglia pelle.
Naturalmente questo qua funziona solo col senso di rotazione indicato in questo punto. Quindi così. Allora, mentre abbiamo questo accessorio, vediamo come funziona, perché è quello che in realtà si utilizza meno. E poi concentriamoci su questi tre. Mettiamoli da parte per ora. Questo è il cartoncino del martello della serie Mi. Proviamo a fare qualche taglio. Questo è molto fine, il taglio naturalmente è pulito e l'ha fatto senza difficoltà. Facciamo una prova a raddoppiare lo spessore. Spessore doppio. Avete sentito? È andato un po' sotto sforzo, ma l'ha tagliato. Spessore triplo. In teoria dovremmo poter tagliare tutti gli spessori che entrano all'interno di questo spazio. E che poi riescono a scorrere dalla parte posteriore. Allora, si è bloccato, non è problema di forza, ma non riesce a scorrere perché è troppo spesso. Quindi abbiamo visto che con due va, con uno. Con 3 non ce la fa, proprio per un discorso di spessore che non riesce a scorrere bene, non perché si ferma la lama, il disco, diciamo. Proviamo un cartoncino che nasce direttamente più spesso. Eccolo qua, classico cartone per imballaggio o scatolone. Andiamo in questo senso. Allora, si blocca in qualche modo da qualche parte, non riesce a scorrere, dobbiamo spingerlo un po' noi. Però taglia, comunque il taglio è netto. Non c'è possibilità di inserire accidentalmente la mano, nemmeno il mignolo, perché comunque è molto piccolo lo spazio. Vediamo come si comporta con la plastica. Ottimo, in teoria potremmo essere in grado di fare anche delle curve. Vediamo come si comporta con la pelle. È un pezzo di guanto in pelle sporco, vediamo se riusciamo a sagomare questa parte qua. Allora, sono andato io a strappare alla fine, ho sbagliato, però guardate come ha tagliato. Questa è una pelle molto morbida. Proviamo una pelle un po' più spessa. Sembra un guanto, questa è bella spessa. Ecco qua. Ah, perfetto. Tagliato in modo perfetto. Taglio netto. Accessorio per il taglio di cartone e pelle, cuoio. Diciamo che ha superato la prova. Ora vi faccio vedere l'utilità sia di questo che di questo. Andiamo a fare qualche prova pratica. L'accessorio eccentrico. L'accessorio eccentrico e l'accessorio a 90 gradi ci serve per raggiungere delle viti, dei dadi, dei bulloni che difficilmente potremmo raggiungere a causa dell'ingombro normale, perché non è che si può fare più piccolo di così, di questo avvitatore. L'avvitatore ha l'attacco del bit che esce perfettamente centrale alla sua forma e che quindi ci permette di lavorare a 2 cm e mezzo dalla parte alta e a circa 2 cm lateralmente. L'accessorio eccentrico ci permette di lavorare dal bordo solo 1 cm. Quindi, se abbiamo una vite, un bullone, un dado molto vicino a una sporgenza o le vite all'interno dei cassetti, dei mobili, eccetera, eccetera, questo ci permette di lavorare a 1 cm di distanza tra la vite e l'ostacolo. L'eccentrico invece, oltre ad avere il 90 gradi, che ci permette di lavorare, per esempio, se abbiamo viti disposte in un punto dove l'avvitatore non entra o che non riusciamo a vedere, magari lavorando con il 90 gradi riusciamo, ma anche questo ha un bordino più piccolo
dell'avvitatore stesso e ci permette di lavorare a quasi 1,8 cm dall'ostacolo. Vediamo di fare qualche esempio. Allora, simulando una zona con poco spazio, proviamo ad avvitare una vite sfruttando l'avvitatore messo in questa posizione. Facciamo finta che abbiamo veramente poco spazio. Io mi faccio solo il forellino per... Quindi così avvitiamo. Ok, avendo l'accessorio con l'eccentrico, oltre a poter lavorare anche in questo modo, se ci viene meglio, abbiamo la possibilità di lavorare proprio vicino al bordo. Ok, in questo modo abbiamo avvitato proprio vicino al bordo. Facciamo finta che abbiamo questa situazione chiusa dall'alto come se fosse un cassettino. Montiamo il nostro accessorio a 90 gradi e per fare questo però abbiamo bisogno di un Z2 così la vite non cade. Mettiamolo qui e vi faccio vedere. Ora vediamo se riesco a fare una cosa strana con l'inquadratura. Facciamo finta che stiamo realizzando. Ciao! Che stiamo realizzando un qualcosa di particolare. Mi serve avvitare la vite qua perché magari dobbiamo copiare un pezzo di legnetto che è qua fuori. Guardate, guardate, guardate. Ok, in questo modo. Allora, ho notato una cosa, è andato in protezione, cioè si è fermato proprio alla fine andando in protezione. Ora vabbè, sicuramente poi lo vedremo. E lampeggiava questo LED, cosa che non avevo mai notato nel vecchio modello. Quindi avete visto in che modo abbiamo potuto avvitare una vite impossibile altrimenti da avvitare. Vediamo ora come funziona l'accessorio per la selezione della coppia di serraggio. Allora, in questo momento siamo al minimo. Partiamo dal minore al maggiore. Ok, avete visto? Si possono anche avvitare mobili con una buona precisione. Quindi abbiamo fatto il minore, siamo andati alla seconda vite disegnata. Ok, è entrata lievemente di più. Terza vite disegnata. La testa si è fermata di fuori e non ha continuato. Quarta. Anche qui si è fermata la testa un po' di fuori, ma leggermente è andata oltre. Ora, coppia massima, quindi il selettore di coppia messo al massimo. Ok, allora, ha fatto uno scatto il selettore di coppia, sto tenendo premuto il tastino ed è andato in protezione. Però sono riuscito ad avvitarla quasi completamente. Ora togliamo il selettore di coppia e avvitiamo senza selettore di coppia. Vediamo se la massima regolazione che possiamo avere con questo accessorio equivale ai 10 Nm o ci dà la possibilità di scendere a 9 o 8. In teoria lo vedremo come risponde questa vite. Allora, in effetti è andata in protezione 10 Nm, però è sceso di più, è sceso leggermente di più. Rispetto a questo che è proprio 1 mm di sopra, quindi abbiamo visto selettore di coppia al minimo, seconda vite, terza vite, quarta al massimo e senza selettore della coppia di serraggio. Ora, visto che questo l'abbiamo fatto senza selettore di coppia di serraggio, vediamo il modello vecchio come si sarebbe comportato. Sono entrambi carichi, li ho caricati tutti e due. Modello vecchio.
Allora, il modello vecchio è meno forte, ma non lo sa e va avanti lo stesso. Probabilmente nel modello nuovo hanno introdotto un sistema per la protezione. In effetti, in questo io non mi ricordo mai che sia andato in protezione. Ricordo solo che quando arrivava mi dava il contraccolpo. Infatti, qua l'ha rovinato. Ora però proviamo su un altro supporto. Il modello nuovo invece va in protezione. Ora vediamo la differenza tra il modello vecchio e il modello nuovo, avvitando delle viti di diversa misura su questo pezzettino di abete. Allora, iniziamo con delle viti autofilettanti per il legno, misura 4x30. E va bene, l'abete non è durissimo. Muovo. Ok, questo si blocca perché va in protezione. Hanno introdotto qualche sistema per prevenire il danneggiamento dell'elettronico del motore facendolo andare in protezione. Proviamo ad aumentare la dose. Allora, ultima prova extreme per un abitatore del genere. Modello vecchio. Protezione proprio alla fine. Questa vite è 5x50. Modello nuovo. Sembra andare leggermente meno. Vediamo se ora col modello vecchio riusciamo a finire. Il modello vecchio ha qualcosa in più, ma più che altro non come forza. È come se il sistema di protezione interviene leggermente più tardi del modello nuovo. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Non è il caso di allargarci con altre prove pazzesche, prove con dinamometrica. È un avvitatore che ci serve ad avvitare e svitare piccole viti, piccoli bulloncini, per fare piccoli lavoretti sulle carenature delle moto, sulle plastiche interne delle auto, sui mobili di casa. Maniglie, cerniere, pomelli, eccetera. Ma è comunque un attrezzo che nella versione vecchia, quindi questo, io ho utilizzato veramente, veramente tanto. Infatti ho comprato la nuova perché ho detto, non si sa mai, mi dovesse abbandonare all'improvviso, ho l'altra di scorta. Dalle prove abbiamo visto che pare che i 10 Nm dichiarati non siano reali e che questo che ne ha 5 sembra andare leggermente meglio. Non lo so se è la giornata strana oggi, ma stessa cosa è successa anche con il trapano a percussione ghiera nera rispetto al ghiera rosso. Irrilevante, per me è irrilevante, perché avete visto che con una vite di un buon diametro comunque si fermava. Si è spenta la luce. Comunque sì, forse si vedrà anche meglio. Si fermava 2-3 mm sopra questo. Come se questo non avesse una protezione contro il sovraccarico, lo sforzo o il danneggiamento. Infatti continuava a sforzarsi fino a quando la rotazione era talmente lenta e se ne andava in protezione. Questo invece andava in protezione un po' prima, magari anche meglio per la durata della batteria e del motore. Quindi, considerando il prezzo, considerando gli accessori in dotazione, che ci consentono di lavorare anche in spazi stretti, sia di casa, di mobili che di macchine e di moto, è un acquisto che vi consiglio veramente. E sulla durata, naturalmente ormai non è più prodotto dalla Copernas ed è prodotto dalla Oyme, sulla durata non potrò dirvi niente, ma comunque sappiamo che la garanzia e l'assistenza della Parkside è molto efficiente, anche se magari inizialmente potrebbe perdere un po' di tempo, magari c'è qualche settimana di attesa, ma comunque si arriva sempre alla sostituzione o riparazione, qualunque sia il problema viene risolto. Quindi niente, per me è un sì, per me è un sì. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da essere aggiornati ogni volta che caricherò un nuovo video. Ciao!